Io ringrazio lei per avermi spostato alla fine, perché in questa maniera abbiamo dimostrato in maniera inequivocabile che chi è rimasto solo per sapere che cos'è questa nuova tecnologia di filtrazione. Poi fra l'altro devo dire che sono anche, siamo in anteprima mondiale oggi, proprio perché è la prima volta che presento in pubblico questa nostra iniziativa, questa nuova tecnologia. E iniziativa che ho preso insieme ad altri colleghi un anno e mezzo fa. Allora, cos'è la New Filtration? La New Filtration è una società startup che è stata fondata l'anno scorso in Israele dove vivo da più di 30 anni, anzi l'anno prossimo sono già 33 anni in Terra Santa, è una data un po' pericolosa però. Comunque è una società di startup nel campo dell'acqua, nel campo della filtrazione. Utilizziamo un brevetto che è stato sviluppato assieme all'Università di Tel Aviv e alla Facoltà di Medicina. Adesso subito capirete perché la Facoltà di Medicina e non facoltà di trattamento acqua, idraulica, eccetera. E fino ad oggi abbiamo fatto praticamente 4 step importanti e subito passerò alla definizione di cos'è questa nuova tecnica. Siamo riusciti a dimostrare la fisibilità tecnica, tecnologica e soprattutto economica della tecnologia stessa. Abbiamo fatto partire un impianto pilota industriale e abbiamo anche ricevuto l'autorizzazione a utilizzare questa tecnologia dal Ministero della Sanità israeliano. Di cosa si parla? Non so se qualcuno di voi sappia cos'è questo filtro, spero per voi di no, non perché abbia paura della concorrenza, ma perché questo è un filtro che viene usato per pulire il sangue. Questo è un filtro utilizzato in una macchina di dialisi. È un filtro di ultrafiltrazione a tutti gli effetti, prodotto secondo da società che si occupano di prodotti farmaceutici e quindi prodotto a una qualità praticamente assoluta che va molto molto al di là della qualità nella quale vengono prodotte le membrane di ultrafiltrazione a livello industriale. Il nostro brevetto è stato di prendere, utilizzare queste membrane che vengono usate in maniera proprio one through, una volta che vengono utilizzate, a ogni utilizzo vengono semplicemente buttate via dall'ospedale. Buttate via, non soltanto buttate via, addirittura anche in molti casi devono essere smaltite e quindi con un altro costo ancora maggiore per lo smaltimento. Quindi il nostro brevetto è prendere queste membrane e fare la collection di queste membrane, sterilizzarle secondo una procedura che è stata riconosciuta dalla FDA, quindi dalla Food and Drug Administration americana, e riutilizzarle nel trattamento acqua. Abbiamo messo all'inizio della nostra attività, ci siamo soprattutto concentrati, e in questo è stato l'impianto pilota, ci siamo concentrati nel campo della depurazione dei reflui di quelli che vengono chiamati l'effluent upgrading. Scusatemi il mio italiano, dal punto di vista tecnico non è più dei migliori. Comunque sarebbero gli effluenti secondari, vengono chiamati così, dopo l'impianto di depurazione, prima di essere riutilizzati per irrigazione, hanno bisogno di un trattamento terziario. Io ho sentito, penso l'ingegnere Isoppo parlava prima, di 15 milioni di metri cubi d'acqua trattati e depurati che vengono buttati via nella zona di Siracusa. Ho sentito bene? Questa è una cosa, devo dire la verità, che in Israele sarebbe considerato un delitto, perché ci sono le possibilità, ci sono le tecnologie e non c'è bisogno di questa tecnologia, ci sono tecnologie molto più semplici anche,
per poter riutilizzare questi reflui. Da quello che ho capito, anche dato che non c'è abbastanza acqua, perché non viene, perché viene utilizzata acqua per acqua di rete per l'irrigazione, bisogna scavare dei nuovi pozzi, si arriva all'acqua salata, insomma un circolo che non finisce più, ed è una cosa che effettivamente è assolutamente evitabile, con investimenti fra l'altro che sono oggi molto molto bassi. Comunque, per ritornare su questa tecnologia, dicevo proprio che l'impianto pilota e l'utilizzazione base a cui abbiamo pensato all'inizio era proprio quella di reflui industriali e la filtrazione di effluenti secondari per poter essere riutilizzati. In verità è venuto fuori che ci sono anche diverse società che producono questi filtri, che producono in eccesso, oppure diciamo che arrivano alla data di scadenza, la expire date del prodotto nuovo, e quindi non possono più riutilizzarlo, e anche questa è un'altra fonte molto importante per noi di questi filtri, che ci permette di utilizzare questa tecnologia in filtrazione d'acqua, d'acqua greggia, cioè d'acqua, per l'acqua potabile. Insomma, questa membrana che noi chiamiamo NUF, praticamente New Ultra Filtration, potrebbe anche essere New Filtration, una nuova tecnica di filtrazione, ha delle qualità che sono onestamente, e io mi occupo di membrane da circa 20 anni, ha delle qualità che sono quasi imbattibili, devo dire la verità, dal punto di vista di membrane industriali sono quasi imbattibili. È una barriera assoluta di filtrazione. Il risultato d'acqua che abbiamo, di qualità d'acqua, e mi dispiace che sono molto commerciale, però onestamente devo dire la verità che sono anche molto molto emozionato per questo prodotto, perché è molto promettente. È una barriera assoluta di filtrazione, un livello di 6 log di virus removal è veramente molto interessante. Non conosco membrane di ultrafiltrazione che fanno questo lavoro. Chiaramente viene progettata e prodotta dalla società che le produce, secondo degli standard di qualità che sono praticamente per pulire il sangue, quindi qualità superiori. Chi è del campo sa che la possibilità di lavare la membrana ad alta temperatura, ed è quello che fanno prima di metterla sul mercato, viene sterilizzata con il vapore. Chi lo sa cosa vuol dire poter lavare ad alta temperatura? Vuol dire praticamente di non utilizzare prodotti chimici per poterla lavare. Quindi è una cosa che è onestamente molto molto interessante. E le membrane hanno una superficie notevole per unità di volume. In una membrana così ci stanno 2 metri quadri di superficie di filtrazione. Però chiaramente il problema principale è che un filtro di questo genere fa una quantità d'acqua abbastanza bassa, fra 60 e 100 litri ora ciascuna. E ha una pressione, un TMP, sarebbe la Transmembrane Pressure, che è una maniera di quelli che si occupano di membrane di dire delta P, che è la stessa cosa, fra 0,5 e 1 bar, quindi 60 e 100 litri ora è una quantità abbastanza ridotta. E il nostro primo challenge è stato di costruire un modulo industriale che potesse dare in un pacchetto, in un modulo, una quantità d'acqua normale, diciamo così, oppure diciamo che possa essere in alternativa ai moduli industriali che vengono forniti dalla società che producono membrane di ultrafiltrazione. Questo è un modulo di 44 unità installate in parallelo. Questa è probabilmente la prima generazione. Abbiamo oggi dei moduli che abbiamo sviluppato che arrivano fino a 120 unità installate in parallelo, che vuol dire più o meno 10 metri cubi d'ora in un modulo. Ma è tutto qua, tutto quello che c'è. Quindi 10 metri cubi d'ora d'acqua ultrafiltrata
con 120 unità di questo tipo, ed è tutto quello che c'è, chiaramente tutto il vario tipo di valvolame eccetera, chiaramente ci devono essere, però questo è in completa alternativa a un filtro a sabbia. Se ci si pensa, questo può assolutamente essere in alternativa alla filtrazione a sabbia, però con delle performances che sono completamente diverse. Questi sono alcuni dei risultati dell'impianto pilota che abbiamo fatto nel tertiary effluent, cioè su un effluente secondario, cioè dopo la sedimentazione in un impianto di trattamento di reflui municipali nella zona di Erzelia, nel quale c'è un grandissimo filtro a sabbia. Questi sono, quello che vedete qua sono i vari risultati dei coli fecali in uscita dopo il filtro a sabbia, quindi chiaramente fra 100 e 10.000. E questi sono in maniera molto consistente i risultati in uscita dalla membrana di ultrafiltrazione. In genere abbiamo meno di un coli fecale in uscita. Abbiamo avuto dei picchi di 10, però chiaramente, come sapete, questo può quindi permettere all'acqua di venire usata su irrigazione illimitata, cioè vuol dire utilizzare l'acqua per poter irrigare ortaggi, pomodori, insomma cose che poi dopo diventano direttamente prodotti alimentari. In base a questo siamo riusciti a ricevere il permesso a utilizzare questa tecnologia dal Ministero della Sanità. Adesso il secondo progetto che abbiamo, adesso mi sento proprio come i tempi nei quali facevo da venditore ambulante, facevo il porta a porta, è questo impiantino qua. Che cos'è? Questo è un impianto di purificazione portatile. È una cosa che avevo in testa da tantissimo tempo, perché uno dei gravissimi problemi che si hanno soprattutto nei paesi sottosviluppati, dove non c'è acqua, ci raccontava prima il professor Cascetta che noi siamo solo nel 16%, vuol dire che c'è un 84% di persone che non hanno semplicemente accesso a acqua potabile, fra quelli che poi fra l'altro hanno accesso a acqua, e quindi il problema è di altissimo spessore. E il problema principale di queste persone, di moltissime di queste persone, è proprio che prima di tutto non hanno chiaramente acqua potabile, ma non hanno neanche energia, e soprattutto a livello finanziario non possono permettersi di comprare degli impiantini di qualsiasi tipo. E questo è proprio un impianto che abbiamo sviluppato basato proprio sulle queste membrane di ultrafiltrazione, quelle praticamente scadute, cioè praticamente nuove ma scadute, semplicissimo, che si basa sul concetto dell'ultrafiltrazione. Cioè l'acqua in uscita da questo impianto qua è assolutamente pulita, è assolutamente potabile. Chiaramente non si parla qui di impianti di desalinizzazione. Nel caso ci sia il sale, chiaramente l'acqua sia o brackish o salty water, questo impianto non può togliere il sale dall'acqua, perché è un impianto di ultrafiltrazione, la porosità parliamo di circa 9.000 nanometers. Comunque l'unica cosa che bisogna fare, bisogna portare l'acqua a questo impiantino qua, con una semplicissima pompa manuale o pompa anche a piede, si allaccia con un tubo semplicissimo alla sorgente d'acqua, si fa passare attraverso queste membrane, l'acqua in uscita dalla membrana è sicura e assolutamente potabile. E per fare, nel caso si voglia fare una, chiaramente quando le membrane si sporgano, si fa molto semplicemente un backwash, cioè un lavaggio controcorrente, portando questa valvola in questa condizione.
È tutto qua. Il nostro target è di vendere questi impiantini sui circa 250 euro, dando la possibilità alle persone che lo utilizzano di avere circa 8 litri al minuto. Questa è la capacità dell'impianto, che 8 litri al minuto sono, per chi lo sa, è una quantità d'acqua enorme che può essere, che può dare un risultato veramente molto molto importante in posti che non hanno accessibilità all'acqua. Quindi i nostri orizzonti quali sono? Siamo solo all'inizio, però cerchiamo di guardare lontano. Allora, il primo chiaramente è di utilizzare i moduli industriali ed applicarli in tutto il campo che oggi fa ultrafiltrazione. Se ne è parlato di qualcosa oggi. Il surface water treatment, il trattamento di fiume, di lago, one step e l'acqua viene potabilizzata senza necessità di prodotti chimici. E c'è il pretrattamento prima di impianti di osmosi inversa, l'effluent upgrading, di quello che abbiamo parlato prima, l'MBBR, anche questo può essere un elemento molto molto importante nell'MBBR, e chiaramente il trattamento di reflui industriali. Però le cose più interessanti sono queste due. Opa. Questo è il vero challenge, diciamo, commerciale e industriale. Alla fine di tutto, il problema principale della filtrazione a sabbia, il problema principale delle ultrafiltrazioni, il fatto che non è ancora sfondato, è proprio il fatto che come alternativa c'è la filtrazione a sabbia, che è molto molto più economica, anche se il risultato, il prodotto dell'acqua è di una qualità molto più bassa. Speriamo con questa tecnologia di poter proprio dare un'alternativa anche economica alla filtrazione a sabbia. E questo è uno delle altre, è uno delle nostre, dei nostri orizzonti. E l'ultimo, che forse è quello più importante, e con questo finisco, è fornire acqua pura in maniera semplice, sicura, assolutamente non costosa, nei paesi a persone nei quali l'acqua potabile è ancora oggi un prodotto accessibile a pochissimi. E se riusciamo a fare anche il 5% del nostro terzo obiettivo, potremmo dire che possiamo sapere perché siamo venuti al mondo. Grazie.